Ci troviamo a bordo di una pilotina del porto, sono le 2:10 e ci avviciniamo per la prima volta al mercantile Liria, che significa libertà. A bordo ci sono tantissimi profughi albanesi, sono circa 3.000. Inizia la distribuzione dei viveri e gente che ha sete, che ha fame. Non siamo cani, Come state innanzitutto? Molto, molto grave, molto, molto meglio. Siamo molto male. Sono 62 ore che non mangio niente. Vieni qui. Bevo un po' acqua. Ci sono molte donne. Sono molte donne perché non lasciare in Albania. Non posso lasciare in Albania. Bambini, anche bambini. Sì, sì, molto anche bambini. Molto bambini. Molto bambini. Andate via, su. Allora, dai. E tutti i compagni noi, e grazie. Finalmente Albania, lavoro vogliamo. Prego. Oh, il microfono, microfoni. Scusi, attenzione, forza, allontanare un po', sotto la polizia, forza. Rifallo. Italiano, su! Ecco, tutti in primo piano il bambino. Come si chiama il bambino? Gerda Cella. Come state? Voi come state? Quali sono le vostre condizioni quali sono? Non capisco. Ci sono altre navi, avete visto altre navi? Gli albanesi. Come sono state le ore di navigazione? Come avete fatto per raggiungere questo? Normale. Siamo andati per 30 ore in viaggio, in questo viaggio con una nave degli anni 40 che lavora con mazuto. Certamente che... Come avete fatto ad imbarcarvi? Da Durazzo? Abbiamo preso questa nave. Da dove? Da Durazzo? Durazzo. Da porto di Durazzo. Poi così con questa nave per 3 giorni in viaggio, infine arriviamo qui in Brindisi. Come facevate così stretti, così stipati? Condizioni delle navi erano molto maledizioni, per
per condizioni del mangiare abbiamo 28 ore che non abbiamo mangiato. Che cosa avete mangiato? Che cosa? Niente. 20 ore, 30 ore, 30 ore senza mangiare e senza bere acqua. Così anche per dormire, molto ore, 30 ore senza dormire, così in gamba. Aspettiamo questa giornata. Per me è un gran sogno che arrivo qui in Italia. Ringrazio il popolo italiano e il governo italiano per il gran spirito e gran cuore. E ringrazio anche la mia famiglia che spero che mi guardano in televisione. Volete fare un appello al governo italiano? Che cosa chiedete al governo? Però per favore parli uno soltanto. Il governo italiano... Uno soltanto. Sì, voglio un aiuto per aiutare il popolo albanese, sì, tutto il popolo che soffre ora in suo paese. Grazie. Ma lei quanti anni ha? 30. Quanti anni ha? 43 anni. Lei cos'è, professore di che cosa? Della lingua russa e letteratura russa e anche albanese. E solo e con la famiglia, con chi è? Mia famiglia. Con me è venuta qui in Italia. Anche mia moglie è professoressa della quanti lingua. Figli, quanti figli ha? Tre figli. Una ragazza e due figli. Ecco, allora ricostruiamo, siete partiti a che ora da Durazzo? A che ora? Due giorni fa. Sì. Due giorni. Da quanto tempo aspettavate a Durazzo? A Durazzo? 24 ore aspettavamo lì. E cosa avete fatto? Avete pagato? Niente. Chi vi ha dato la possibilità? Come avete fatto a prendere questa nave? Da dove l'avete presa? Come l'avete occupata? Soltanto soli. Le condizioni difficili della nostra vita ci hanno costretto a lasciare patria. Noi siamo albanesi e amiamo molto il nostro paese, ma ci hanno trattato male, il governo ci ha trattato male, viviamo nelle condizioni difficili. Avete cominciato la navigazione, è durata due giorni. Due in giorni. Quali condizioni avete navigato? Troppo difficilissimi. Spararono, ma io penso, al mio parere, essi chiamarono, avvisarono gli altri, partite. Ma vogliono impedirvi di partire comunque, i soldati, il governo albanese? Io direi così, soltanto mia opinione. Voi avete un proverbio, la pietanza sa di aglio. Io penso che la sceneggiatura sa di ramisaglia. Come si vive? Un chilo di pane, la carne, quanto costano? Quanto guadagnate? Un chilo di pane costa 2 lek. E il salario giornaliero quant'è? Salario? Giornaliero di un giorno? No, non più di 100, no, 190, 190, 200. Mi capisci? Certo. Di carne? La carne. Solo un giorno alla settimana. Quante ore al giorno lavorate? Quante ore? 8. 8 ore. 8 ore. Paga basso. 200 lek per 15 giorni.